Che è successo su Americana? È caduto, non pare che tu dici un ufficiale. Ma parla Sant'Adriano, non parla italiano. Vabbè, io parlo come è un misto. È caduto con la col paracadute in mezzo alle linee tedesche. Ah? No. E chi lo poi ha fatto in modo che se nascondesse, insomma, non si è nascosto in mezzo ai civili. E si è ammicato con una donna che gli faceva pure i capelli. Però i tedeschi poi indagavano ai civili per sapere dove stava questo ufficiale americano. Tanto che hanno capitato sta donna che gli faceva i capelli, l'hanno costretta a parlare. E le ha detto. Ma che sta ferma tu stiva? Ma questo è successo a Vallauro. A Vallauro in Coppa Valle Fritte, Valle Mare. E gli ha detto sta donna, è stata costretta di dirlo, dice guarda che lo sta così. Addirittura ha accompagnato essa stessa, che chi lo stava in mezzo a una famiglia di nascosto, un coppa, noi li chiamavano Ranale, insomma, i tedeschi l'hanno capito, sono andati con un mitro e hanno acciso. No, gli primi che hanno incontrato, che sono usciti, hanno sparato, insomma, a chi era. E poi visto stava nascosto con il pugnale sotto il cuscino, ma insomma hanno fatto in modo che lui l'hanno pigliato, ma non l'hanno acciso, l'hanno pigliato prigioniero poi, capito? E finita la storia là. Poi hanno fatto festa da Vallauro a Coreno, lo portavano a piedi così, suonavano e cantavano i tedeschi per l'allegria perché erano presi questo ufficiale americano. Certo. Poi